Allora, ragazzi, devo dirvi tre parole. Bravi, bravi e bravi. A mia memoria, sono 5 anni che faccio presidente del corso di studi, non era mai successo che con una sessione di laurea foste tutti in corso e con un voto curricolare superiore a 100. Quindi, veramente bravi. E adesso mi accingo a leggere la frase di Nietzsche. In nome del popolo italiano, in virtù dei poteri conferiti dalla legge, visti i risultati degli esami di profitto, udita la discussione delle tesi di laurea, proclamiamo dottori in scienze agrarie del territorio. Io vi darò la votazione, purtroppo non ci sarà la stretta di mano, questa la rimandiamo la prima occasione utile, potete prendere, diciamo, la pergamena e coloro i quali dovranno poi aggiungerci la lode, dopo le foto dovranno riportarla in dipartimento o lasciarla al dipartimento. Potete prendere il tubo, fare la foto e quindi, diciamo, tornare in postazione mantenendo sempre le debite distanze. E quindi Cola Fabrizio, 107 su 110. Crescenzi Samuele, 110 su 110 e lode. Federico De Angelis, 110 su 110. Gatti, 110 su 110 e lode. Giammarini, 110 su 110 e lode. Leonardo Marconi, 107 su 110. Fiamma Rinozzi, 110 su 110 e lode. Ricortensi, 110 su 110. Manuel Tommasoni, 108 su 110. Allora, ragazzi, mi complimento con voi, con le vostre famiglie, con tutti coloro i quali vi hanno consentito di fare questo bel percorso. E ovviamente con voi stessi che ne siete stati, diciamo, i protagonisti. Avete pienamente meritato, diciamo, il raggiungimento di questo traguardo. Posso dire che siete l'orgoglio del corso di studio. Quindi è di questo veramente come docenti vi ringraziamo, proprio perché vi siete impegnati, avete dato del vostro meglio e adesso avete raccolto i frutti. Anche qui dovete d'ora in poi
di mostrare tutto questo a un mondo esterno e quindi vi aspetta un'attività lavorativa di vario titolo, avrete una serie di possibilità e sappiate che noi ci siamo sempre, come ci siamo stati in questo periodo, continueremo ad esserci e se necessario per supportarvi nelle vostre scelte, nei vostri dubbi, nella vostra attività professionale, qualunque essa sia. E quindi, augurando il meglio a voi tutti e a tutti coloro i quali sono stati vicini in questo percorso, dichiaro conclusa la sessione di oggi.